Una delle cose più belle che ho imparato da Leandro, lavorando con lui, è proprio il potere della leadership informale. È vero che quando si parla di cambiamento culturale la leadership è fondamentale, ma non solo la leadership formale di chi è capo dell'azienda, fondamentale, ma anche la leadership informale. E in tutte le organizzazioni, così come in qualunque contesto sociale, c'è sempre un 10% di champions, quelli che ci piacciono, di ambassador. Statisticamente in questa sala ce n'è più del 10%, perché come dicevo prima c'è stata selezione naturale. E dicevo, c'è un 10% di persone che sono tipicamente, in qualunque contesto organizzativo e sociale, più aperte al cambiamento, quelle persone per cui è facile uscire dalla propria zona di comfort, quelle persone che sono un po' gli early adopters, gli innovatori. Li conosciamo tutti, sono quelle persone a cui faceva riferimento anche Leandro nel video, che sono iperconnesse, che organizzano cose. Tutti conosciamo persone così, tutti le conosciamo anche nel mondo del lavoro. Però poi la maggior parte di noi, anche la maggior parte di noi qui dentro, ma sicuramente l'80% delle persone, possiamo dire che siamo tutti più o meno resistenti al cambiamento. Questa è parte della natura umana. Poi c'è chi è più resistente e chi è meno resistente. Infatti possiamo dividere questo 80% in due parti. Un 40% molto scettico e un 40% resistente, ma resistente perché prima di cambiare ha bisogno di vedere che qualcun altro lo sta facendo. Prima di cambiare ha bisogno di ascoltare qualche storia per cui valga la pena farlo. Prima di cambiare, prima di accettare il cambiamento, ha bisogno di avere evidenze che ne vale la pena andare nella direzione di quella visione. Ma dopo un po' di storia, dopo un po' di tempo, alcune di queste persone cominceranno ad abbracciare il cambiamento e a unirsi ai champions. Poi ci sono quelle persone che sono molto più scettiche, è vero, ma queste persone semplicemente hanno bisogno di più tempo, hanno bisogno di ascoltare più storie, hanno bisogno di avere più evidenze. E alcuni di loro, dopo aver ascoltato molte più storie, aver avuto molto più evidenze, dopo aver visto che effettivamente se anche gli altri lo fanno, probabilmente ne vale la pena, alcuni di loro accetteranno il cambiamento. Fino a che non succede qualcosa di magico, ovvero la massa critica dell'organizzazione sta andando in una nuova direzione. Quello è quello che i sociologi chiamano il tipping point, il 60%, la massa critica. Quando il 60% di un gruppo, di un'organizzazione, comincia ad andare in una nuova direzione, allora si attiva un altro fenomeno sociale, quello del conformismo, e si tenderà a conformarsi con quello che fanno gli altri. E quindi la cultura pian piano cambia il modo di fare le cose. Naturalmente state notando che in questa slide manca un altro 10%, che è esattamente l'opposto dei champions. Questi sono quelli che noi negli anni abbiamo cominciato a chiamare tossici. Tossici perché è tossico il loro modo di pensare, è tossico il loro modo di fare, è tossico il loro modo di parlare. Li conoscete anche voi queste persone, ce le abbiamo nelle organizzazioni, ce le abbiamo nei nostri gruppi di amici. Il problema di questa tossicità è che se non viene affrontata, se non viene sfidata, se non viene contrastata, a sua volta può essere infettiva, può influenzare gli altri. Quindi cos'è importante fare? Sicuramente sfidare, intervenire nei confronti di atteggiamenti tossici, non permettere che a loro volta influenzino altre persone, ma soprattutto quello che abbiamo imparato è fare leva su quel 10%, sui champions, sugli ambassador, sulle persone che hanno maggiormente passione, maggiormente coinvolgimento. Il vero cambiamento, lo dicono i sociologi, è generato non solo dalle persone maggiormente appassionate, maggiormente motivate, come magari è facile pensare, ma è generato soprattutto dalle persone maggiormente coinvolte che operano all'interno di un gruppo di pari, di persone che la pensa come loro. È quello che succede anche in Italia della sicurezza. Tanti ambassador che sono ancora più coinvolti di altri, ma che riescono a fare questo perché intorno a loro ci sono tanti follower che li seguono. C'è bisogno di leader, c'è bisogno di follower. A volte ci vuole più coraggio essere un follower che essere un leader.
Ma questo è il processo di cambiamento sociale e organizzativo. E quando questo avviene, quel 10% di tossici si ritrova in un mondo che non gli appartiene più. Si ritrovano da soli in un mondo che non gli appartiene più. E quando questo avviene, hanno solo due possibilità. Entrare o uscire. Se escono, nessuno ne sentirà la loro mancanza. Ma se entrano, la loro storia di cambiamento è una storia straordinaria da raccontare. Perché se è cambiato lui, allora posso cambiare anch'io. E queste storie vanno raccontate, vanno diffuse. La moneta di questo processo di cambiamento è assolutamente lo storytelling, la condivisione di storie di, in qualunque tipo, storie positive di cambiamento, storie per cui vale la pena agire in quel modo e anche usare lo storytelling proprio per la sua forza metaforica. Lo storytelling si può usare attraverso il teatro. Oggi, più tardi, vedremo qualcosa. Si può utilizzare attraverso i racconti, si può utilizzare attraverso il cinema. E quello del cinema, alcuni di voi lo sanno, chi era qui al 7 del 10 20 l'anno scorso, ha avuto modo di apprezzare anche il linguaggio del cinema per veicolare messaggi, per emozionare, rendere un audience più vulnerabile e riuscire a essere più efficace nell'interiorizzazione dei contenuti. L'anno scorso Paul Katis, il regista di The Safer the Better, ce l'ha raccontato nel keynote speech dell'anno scorso.